Bocca in visita agli stabilimenti Atitec di Capodichino. Una risposta alle preoccupazioni dei sindacati sulla prospettiva del progetto del Polo Internazionale di Manutenzione Aeronautica di Atitec arriva dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha visitato ieri lo stabilimento di Capodichino. Noi dobbiamo essere i primi d'Italia. Ieri sono andato a visitare l'Atitec a Legna. Trovavo operai, periti industriali, che smontavano un Boeing. Lo smontavano, letteralmente. Ragazzi giovani che rimontavano un aereo. 767 aerei complicati, in maniera straordinaria, con una capacità di intervenire sulle tecnologie, sulla plancia di comando. Una cosa incredibile. Questa è l'unica società che c'è in Italia per la manutenzione delle flotte aeree. Sta qui, a Napoli. Fra ieri e oggi mi sono confermato nella convinzione che possiamo essere i primi d'Italia. Nel recente incontro dei sindacati con i responsabili di Leonardo e di Atitec si è discusso del piano industriale, lo stesso concordato a maggio dello scorso anno, in base al quale 178 lavoratori e gli asset di Leonardo a Capodichino passarono al gruppo di Gianni Lettieri. Il problema, come hanno riconosciuto le aziende, è che si è fatto poco o nulla di quanto previsto. Si registrano ritardi di almeno 17 mesi e occorre mettere in pista la gran parte degli investimenti e progetti. In questi giorni sono stati pubblicati i dati dei primi 9 mesi di bilancio di Meridie, la finanziaria che controlla Atitec Manutenzione Aeronautica e Atitec Manufacturing. Il gruppo nei primi mesi del 2016 ha registrato una perdita complessiva di 5,5 milioni rispetto ai 4 milioni persi nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, a fronte di un aumento di ricavi saliti a 40 milioni, con un aumento di circa 10 milioni di euro. L'impegno di portare in pista di decollo il progetto industriale sul Capodichino è stato mantenuto. Infatti, come sostengono i sindacati, il dottor Braccialarga per Leonardo e Gianni Lettieri per Atitec hanno presentato un cronoprogramma che dovrebbe finalmente consentire di dare concretezza al polo delle manutenzioni, al quale sembra puntare anche il presidente della Regione Campania.